Ciao amici, sono Chipster e benvenuti sul canale FuttiItalia.it. Finalmente il primo video sulla nuova rubrica dedicata ai moduli da utilizzare e come sfruttarli in FIFA 19. Il primo modulo che consiglio, diciamo, di utilizzare e come utilizzarlo è il 4-2-3-1, che è il modulo che utilizzo io, quello con i 3 COC. Anzitutto le tattiche personalizzate, che ricordo sono molto soggettive, quindi quelle che possono andare bene per me possono anche non andare bene per voi se avete uno stile di gioco completamente diverso rispetto al mio. Io gioco con difesa, stile difesa, pressing sul primo controllo, ampiezza e profondità più o meno medie, uno stile di attacco equilibrato per non, diciamo, avere una manovra veloce che spesso porta i giocatori troppo fuori posizione o possesso palla, che costringe i giocatori ad arretrare leggermente il baricentro. Per quanto riguarda ampiezza e giocatori in area, invece, quasi al massimo, perché è un modulo comunque un po' difensivo, quindi voglio portare più giocatori in area possibile senza ovviamente sbilanciarmi troppo. Angoli 3 tacche e punizioni 2 tacche, ma vediamo come settare questo modulo. Anzitutto i terzini li lascio resta dietro in attacco, entrambi i terzini, come tutti i moduli che andrò a spiegare. Per quanto riguarda i due mediani, intercetta linee di passaggio, resta dietro in attacco e copertura al centro. Io prediligo due mediani che sanno sia costruire ma anche recuperare palloni. In questo caso Pogba, Kanté. Pogba prettamente, diciamo, un po' più offensivo di Kanté, più tecnico. Kanté deve solamente recuperare palloni, mentre Pogba li smista. Per quanto riguarda i 3 COC, io consiglio di tenerli, rimani in avanti, entra in area per il cross, tutti e tre i COC. Per quanto riguarda invece la punta, che consiglio per questo modulo una punta grossa, quindi di stazza, come appunto Lukaku, come può essere Lukaku, oppure un Immobile, un Icardi, anche Suarez va bene, rimani centrale, fai salire la squadra. Queste sono le istruzioni che utilizzo io con il 4-2-3-1. Il consiglio che vi do è anche avere i 3 COC abbastanza veloci, soprattutto il COC centrale per gli inserimenti, ed avere ovviamente anche ottime qualità in fase di passaggio. L'altro modulo che vado a spiegare è quello gemello a questo, che è il 4-2-3-1, quello largo, con le fasce e non i COC. Anzitutto setto comunque i terzini con resta dietro in attacco, poi le due fasce con rimani in avanti, inserisci dalle spalle e taglia verso il centro. I due CDC sempre resta dietro in attacco e intercetta linee di passaggio e copertura al centro, mentre la punta sempre rimani centrale, fai salire la squadra, e il COC rimani centrale, inserisci dalle spalle. Ricordiamolo che qua non c'è un vero e proprio COC, ma è una T, una sorta di seconda punta. Le tattiche personalizzate rimangono pressoché identiche, perché quelle non variano, diciamo, modulo per modulo, tranne qualche modifica magari se c'è un modulo a 3 o un modulo a 5, ma siccome sono due moduli molto simili, il 4-2-3-1 o largo e stretto, prediligo avere sempre le stesse tattiche personalizzate. Ricordo che comunque io ho provato praticamente tutti i moduli di FIFA 19 proprio per cercare di dare una disamina completa per quanto riguarda appunto questi moduli. Mi raccomando, iscrivetevi al video, un bel mi piace se vi è piaciuto e se vi è stato utile. Vi ringrazio per tanti complimenti che mi sono arrivati dopo i moduli, il successo dei moduli dell'anno scorso. Iscrivetevi a tutti i link in descrizione. Ciao amici, alla prossima.